Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere come ricreare l'effetto VHS all'interno di Premiere Pro. Oltre a mostrarvi come funziona e quindi come ricrearlo, vi dico subito che qui in descrizione è disponibile il link per scaricare il mio preset gratuitamente, installarlo in Premiere ed utilizzarlo molto facilmente e velocemente. Ma prima di scaricarlo e vedere come si installa, vediamo come funziona. Siamo all'interno di Premiere, abbiamo le nostre due clip, un paio di clip sulla nostra timeline e vogliamo ricreare questo effetto stile VHS. Per prima cosa dobbiamo andare a cercare l'effetto sfocatura canale ed applicarlo sulla nostra clip. Utilizziamo questa qua come esempio. Poi andiamo a cercare l'effetto lumetri, effetto di base che serve per la color correction, che viene abilitato tranquillamente anche nel momento in cui noi apriamo il pannello colore su una determinata clip, e abbiamo bisogno dell'effetto disturbo. Ecco, questo è tutto quello di cui noi avremo bisogno per ricreare questo look VHS. Andiamo un attimo a riorganizzare gli effetti, perché devono avere un ordine ben preciso. Portiamo Lumetri Color sopra sfocatura canale e Disturbo sarà l'ultimo dell'elenco. Questo perché Premiere ragiona linearmente, quindi nell'ordine in cui noi aggiungiamo gli effetti, lui calcolerà il risultato finale. Cambiando l'ordine cambierà anche il risultato. Quindi questa è la disposizione giusta per ottenere questo look. Andiamo adesso a modificare quelli che sono i parametri. Molto semplicemente apriamo il pannello Lumetri, non c'è bisogno di andare nella sezione apposita ed aprire la sezione apposita, perché dobbiamo fare pochi cambiamenti. Il primo è aumentare l'esposizione di un punto e abbassare le ombre di 30 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel pannello Lumetri. Andiamo su sfocatura canale e nella prima voce sfocatura rosso andiamo a mettere un valore abbastanza alto, come il 60. E nella sfocatura verde un valore basso, tra il 3 e il 5. Infine dobbiamo andare a selezionare questa voce ripeti pixel del bordo. Così facendo eliminiamo questo brutto riflesso che abbiamo attorno nell'immagine. Così facendo lui replica le opzioni anche nei pixel lungo i bordi. Infine andiamo a modificare l'effetto disturbo e andiamo ad applicare un valore abbastanza alto, diciamo anche un 30%, e possiamo utilizzare due tipologie di disturbo, quello colorato in questo caso e quello bianco e nero. Io preferisco quello colorato perché dà l'effetto, è molto più effetto VHS anni 80. Insomma, con questi tre veloci passaggi abbiamo ottenuto quello che è un effetto VHS molto velocemente realizzato senza plugin esterni all'interno di Premiere Pro. Ma se noi vogliamo applicarlo a più clip contemporaneamente, quello che possiamo fare è andare a realizzare questi stessi passaggi sul livello di regolazione, così facendo li applichiamo a più clip contemporaneamente. Naturalmente noi ci stufiamo di farlo manualmente ogni volta e quindi qui entra in gioco il vostro buon Luca, che ha rilasciato gratuitamente un preset per applicare questo effetto in automatico all'interno di Premiere, disponibile gratuitamente al link qui in descrizione. Quindi scaricatelo in tanti, perché è gratuito. Una volta scaricato il file, noi otterremo questo file zip, lo andiamo a decomprimere e andiamo ad importare quello che è il nostro preset. Come? Andiamo nel pannello effetti, tasto destro sulla voce predefiniti, importa predefiniti e andiamo a selezionare il file scaricato. Fatto ciò, facciamo apri e troveremo la voce VHS look by Luca Auletta e all'interno troveremo il nostro effetto VHS look con addirittura un'anteprima che però è riferita soltanto all'effetto Lumetri. Quindi andiamo a trascinarlo sul nostro livello di regolazione e voilà, in automatico abbiamo reso anni 80 due clip in automatico sul livello di regolazione. Insomma, io spero che questo veloce tutorial vi sia piaciuto, che la tecnica vi interessi, spero che apprezziate il preset gratuito disponibile in descrizione gratuitamente. Insomma, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, se avete delle domande o delle richieste potete tranquillamente scriverle nei commenti, se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.